Io cerco di fare un piatto e il piatto è secondo le mie soggettività, cioè io cerco di trasmettere quello che sono i miei fanatici, come io condivido mangiarlo quel piatto agli altri. Poi è ovvio, cioè nel senso il piatto mio non è un piatto che nasce da oggi a domani, è molto studiato, attenzione, cioè è un piatto che ha tante difficoltà dove alcuni vanno a scemare, quindi non nascono proprio, cioè sono tentativi di nascita, però muoiono prima di arrivare. Sono frutto di lavoro, quindi è un frutto di lavoro continuo che oggi ho al ristorante. Cioè sicuramente una cucina, molte persone dicono, vengono, mi hanno detto a Peppino, ma come devo fare per prendere una stella? Io non ho soluzioni su questo, cioè nel senso io sono stato un ragazzo che si è messo dietro i fornelli e ha espresso la sua idea di cucina, punto. Cioè, la mia idea di cucina è stata condivisa come loro di tanto, di tutto quello che vedono devo dare una loro identità alle cose che fanno, capito? Perché poi se tu dai un'identità sbagliata è giusto anche quella, cioè tu devi impostare il tuo ristorante per quello che sei e che realmente vale. Poi se va avanti, se no c'è sempre un ristorante che si è già fatto. La differenza loro ho fatto, cioè una scelta, cioè nel senso io ho due attività, ho il Magione Papale e il Salone dei Granai. Il Salone dei Granai è un ristorante di 250 coperti che mi permette l'ingresso economico per investire su qualcosa, no? Quindi io a differenza loro sono potuto partire sparato, cioè nel senso che io sono potuto entrare dentro a quella cucina e boom, il colpo forte. Mentre se uno non ne ha le possibilità, quel colpo forte ci deve arrivare, perché quel colpo forte, se oggi vai a aprire, c'ha un costo dietro che ti rovina. Diciamo, cioè nel senso che è un investimento che non ripaghi.